Immagino che sarai abbastanza seccato dal risultato, insomma, sta un po' strettino, la Ternana. Sì, probabilmente avessimo portato a casa almeno un punto, sarebbe stato, diciamo, probabilmente il risultato più giusto. Però anche è anche vero che invece è stato bravo, bisogna riconoscere i meriti di essere partito forte, di andare a cercare il gol subito per poi difenderlo in tutti i modi nel restante tempo. Quindi ci hanno messo tanta buona volontà e dal punto di vista del sacrificio che hanno messo, forse è giusto il risultato per loro, ovviamente per noi no, però ovviamente non è colpa del Brescia, anzi, il Brescia è stato bravo a approfittare dei nostri approcci nei primi minuti delle partite e andare subito in vantaggio. Ma vi è mancata alla fine cosa precisione, perché le occasioni ci sono state, Noi penso siamo una Farilli ne ha avute squadra tante, anche Pallaretti. che mediamente crea 12, 13, Anche 14 oggi palle più gol a uno. partita, ma siamo tra i peggiori attacchi del campionato per gol fatti, quindi questo è assolutamente un dato di fatto. Mister, lei ha incontrato nelle ultime settimane, avete incontrato Benevento, Spal, adesso Brescia. Credo che i risultati inducono a credere che sia stato il Brescia il migliore di questo lotto di partite, però dal campo c'è una squadra che l'ha fatto un'impressione migliore, le è sembrata più in forma, più. Ma io credo che ogni partita sia, diciamo, faccia storia a sé, no? Oggi noi sapevamo che il Brescia aveva un unico risultato per tenere vive le speranze di salvezza, quindi sapevamo che era dura, sapevamo che una squadra attrezzata come il Brescia, perché il Brescia ha figli di giocatori scelti per essere protagonisti in questo campionato, anche all'andata, quando stavamo bene, abbiamo fatto comunque 0-0, quindi questo dimostra la qualità del Brescia. Non siamo riusciti a segnargli gol in nessuna delle due partite. Come ho detto alla vigilia, per me il Brescia è un grande enigma di questo campionato, perché Visto da vicino oggi, sei riuscito a decifrarlo questo enigma o rimane un enigma? no, diciamo che poi alla fine ho detto che è semplicemente la Serie B, cioè la Serie B tutti i pronostici è difficile azzeccarli, e ogni anno, l'anno scorso il Crotone, quest'anno il Brescia, insomma, ce ne sono di squadre, Benevento, la Spal stessa, cioè questo è un campionato dove veramente può vincere il campionato chiunque e può retrocedere chiunque. Quindi proprio ho visto una squadra con bello spirito, ripeto, una partita se fosse terminata a pareggio, anzi, credo se avessimo pareggiato probabilmente sarebbe stata anche un po' una sorta di contraccolpo psicologico che avremmo potuto approfittarne, però alla fine la storia della partita è che il Brescia ha vinto e quindi accettiamo con l'amaro il verdetto del campo. Mi sembra di averti cambiato almeno tre sistemi di gioco per provare, insomma, a venire a capo di questa partita. Però la sensazione è che la Ternana giochi meglio quando occupa il campo con la difesa a 4. E forse lo dicono anche i risultati recenti della vostra squadra. Pensa magari per le prossime di cambiare, di proseguire sulla difesa a 3, Ma insomma, su noi, questo tema. diciamo, io ho ereditato da Andrea Zoli questo, diciamo, questo impianto con la difesa a 3, e in 2 mesi onestamente non è che ci sia tanto tempo per cambiare e stravolgere quello che bene o male sono state le linee guida del precedente allenatore, che oltretutto ritengo sia anche più bravo di me. Quindi per noi difendere a 4 in certe situazioni, per le caratteristiche dei nostri difensori, diventa difficile, soprattutto alle nostre spalle. Quindi probabilmente è un'esigenza che ho sposato, perché comunque in questo momento, diciamo, fino ad oggi ha funzionato, perché poi al di là di tutto non abbiamo preso, avevamo preso pochissimi gol, abbiamo preso un gol a Genova, un gol oggi, e altrimenti abbiamo preso molto più. Sono stati anche diversi punteggi delle partite, quindi diciamo a livello di tenuta probabilmente dà delle garanzie. A campo aperto facciamo fatica a difendere quella linea 4 per le caratteristiche
giocatori. Infatti, se ci avete fatto caso, il secondo tempo ho tolto Sorensen, che è quello più lento, e ho messo Diakité a fare il centrale insieme a Mantovani, che sapendo che dovevamo fare una partita più propositiva e che Brescia poteva essere pericoloso con giocatori veloci che ha davanti, diciamo, ho tolto forse il giocatore quello che fino ad ora ha fatto un campionato importante come Sorensen, che però magari si è portato a giocare a 4 a campo aperto può avere qualche difficoltà in più con attaccanti con le caratteristiche di quelli del Brescia. Come lavorare con Bandecchi? No, io diciamo dal punto di vista umano ho un bellissimo rapporto con lui, c'è stima reciproca, non si è mai intromesso nel mio lavoro, non ho mai chiesto una volta in 3 anni la formazione, quindi probabilmente da un'immagine all'esterno passa un'immagine che non è la sua. Il presidente è ambizioso, non ce ne sono tanti, io ripeto, la fortuna di avere con lui un rapporto di stima e anche di affetto, a prescindere dall'esonero, che quello fa parte del gioco. Nel momento in cui inizi la carriera di allenatore lo metti in preventivo, no? che ci può essere anche in queste situazioni, quindi a prescindere anche da quell'episodio lì non è cambiato né il rapporto né l'opinione che ho io di lui. È chiaro che è un presidente che ti mette alla prova sotto ogni punto di vista, è un presidente che non rinuncia mai a dire la sua anche in maniera folcloristica, quindi a volte diciamo si creano anche un interesse mediatico importante rispetto a quello che dice, però insomma io mi sento un aspirante allenatore, come ho detto tante volte, quindi avere anche a che fare con un presidente così vivace è sicuramente una crescita anche come allenatore.